Now old Mr. Johnson had troubles of his own. He had a yellow cat who wouldn't leave his home. He tried and he tried to give the cat away. He gave it to a man going far, far away. But the cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was the goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Give me a meow, go. Мелодия, я рекомендую, да, ты играешь? Salve ragazzi, benvenuto a Piero Sacci di Piero Socci. Ma cioè, senza parole. Piove, ma dove sta? Dove mi hai portato? Indovinate dov'è oggi l'edicola di Mister Piero Gatto? E salvo Socci. Insomma, stiamo andando a trovare un pugno di amici, si può dire un pugno di amici. Una sputazzata di amici che poteva. Che forse per come erano combinati, presi uno per uno, potevano vincere il campionato. Serie A. Però siccome sono troppo amici, vabbè, ce hanno deciso di giocarsi i play-out. Non è vero, dai, si salvano. San Giovanni! Guarda qua, attento a mettere perché qua cadiamo. Questa non è per quest'anno, è per il calcetto. I tornei di quest'estate. Ragazzi, chiamatevi così siamo a posto. Scarpe pulite, questa è la prima la base del professionista, guarda, scarpe pulite. E allora. Lo schema. Però. Lo schema di Chico. Colui che non risa mai. Si ammucciano. Il capitano. Schettino! Pietro Tarantino! Lo chiamano Pietro Tarantino, ma mica con salario! Capito come è Pietro? Quanto? La vita ti siamo andati a trovare, dai! Malo tempo! E facciamo finta qua. Che non abbiamo fatto il tragitto insieme con la macchina! Facciamo finta che... Abbiamo fatto il viaggio assieme! E allora, Toto? Finalmente è qua, e allora? Ci siamo. Ce la facciamo, mancano tutte le partite, dai. Ce la dobbiamo fare. Ma questi compagni, tu mi devi dire chi è il più stupido?
Ma il più ignorante, stupido. Il più ignorante, perché c'è la sola caccia all'ignorante, dai. Chi è il più ignorante qua? Là? C'è la guerra. È una bella gara. C'è una bella gara. Alla uno tra di miceli. Oh cavolo! Ma cosa che mi è cadeato? Che cosa? Oh aspetta, Gianluca si ammucia! Gianluca no. Cannavazzo sa! Tutto mi potete dire, però ignorante no! Però troviamo, scusami Totò, ritorniamo da te. Gianluca Palmiteri! Colui che abbiamo visto non l'abbiamo visto più a Palermo. No, la marcia. Sono e non ci sono. Però Giallo, ma a fare vedere da Skypuzza l'antura, non è. Vale che c'è. Ragazzi, per i tornei estivi. Prima comunione. Per la prima comunione. Volete un attaccante per i vostri tornei a 7? Chiamate Gianluca Palmiteri. Dunque, allora ha promesso Gianluca 2 gol domenica. Quindi ormai ti sei sbilanciato, ma prima rimane voi, ma io ce l'ho, decide il mister, aspetta, Pietro, dobbiamo valutare questi altri 2 giorni di allenamento, dipende come va. Sì, ma in senata si fa l'allenamento, senata c'è pure il mister, oggi c'è pure il mister, c'è il mister Chico. Allora oggi ora vediamo se possiamo fare parlare Chico, perché già un parla quando c'è l'influenza, ragazzi. Ah, ma però secondo me ha con me no. Di Miceli. L'unico ignorante della squadra. Te l'ho detto io. E allora? Di Miceli. Sì. Tu vuoi dire dove sei stato per più della metà di questo campionato? Veramente. Più della metà di questa campionata io non ti ho visto. E intanto di qua. Mi sono fermato a Bologna. No, secondo me, sì. Se il San Giovanni avesse avuto Di Miceli, avesse vinto un campionato. All'inizio. Mi conviene di questo, no? Sì. Hai perfettamente ragione. Ragazzi, cioè, potevo dirci che è ignorato. Però è troppo fuori. Però dobbiamo parlare. Ora siamo alle ultime. Tanto le persone. Le persone si ricordano le ultime due partite. Fottete! Allora, Antonio. Sono in silenzio stampa. Ragazzo, più sfortunato. Allora, il caso umano del San Giovanni. Il ghiaccio di Gemini. Se vuoi vincere una bolletta, Antonio Di Franco. Chi fa la nazionale? Apposta. Frequentatore dei peggiori bar di Mondello e Caracas Uniti. Lo troviamo finalmente senza né panino né ghiaccioli né niente, è una dieta da atleta che consiglio a tutti voi a casa. In una partita se mangia 4 panini, due per un po' tempo e uno se ne va, non gioca. Allora, direttamente da Mondello, dopo una stagione trionfale l'anno scorso. Allora rilascio una dichiarazione, uno dei giovani più promettenti, ma quanti anni ha? Ora diciamo sempre giovane ancora. Allora questa tua esperienza con questo gruppo di San Giovanni. No, non è uno. Da chi hai imparato di meno? No, scusami, uno che sente un gruppo di San Giovanni, poi chi tu puoi fare capare? San Giovanni mi fa capare un padello. Sempre scuola di calcio parliamo, no? San Giovanni mi fa capire, dai. Allora, capo. Allora, da chi hai imparato di più e da chi hai imparato di meno, ecco la verità, dobbiamo dirlo, perché qua dobbiamo tagliare. Ho imparato di più dal grande Di Miceli quest'anno, che mi ha aiutato molto. Minchia, tu mangi. È un ragazzo d'oro. E da chi hai imparato di meno invece? Ma fate poi il tafoglio di meno. No, di meno da Totò e Raffo. La sua professionalità non è gradita. Non è un ragazzo serio. Allora, viene da alcune partite dove si è mangiato con questo piede l'impossibile. Con questa scarpa. Dico, cazzo, ce l'ha via la scarpa macinata. No, cioè, fammi te 25 pari di scarpa, fammi tirare. È d'allenamento questo. Allora, dico, si può capire come si fa a mangiarsi 200 gol come hai fatto ultimamente? Ma perché? Che succede? Capita, è un anno storto. Capita, può capitare. Si è abituato male.
Dico contro il Kamarat, ci hai fatto incazzare come delle belve. Abbiamo detto, ci ha avuto quattro occasioni. Un bomber come Deco non mette dentro questi palloni che c'è davanti il portiere dei nani, mangia pane, non è stato nessuno di puffi. Un bomber smarrito. Un bomber smarrito. Allora, in questo. Allora, le ultime due partite di campionato, onestamente, ti stanno guardando soltanto 8.000-9.000 persone, quindi tipo sei a tuo agio, siamo un pochino intimi. Allora, un numero di gol, una cifra, io sono due partite che segnano la vostra stagione. Quindi o vivi o morti. Due gol! Allora, a conti fatti, sta a finire 8-0 in domenica. Perché lui la va a fare banco te. Lui la va a fare. Rappo una signora. Ah, di Micheli che faccia la. Di Micheli giustamente poi si riprende. Comunque così, chi segna, comunque là, l'importante. C'è una dedica particolare per questa scarpa. Allora, ti prego, Nasca, avvicinati e fai vedere questa scarpa a chi la dedichi. Questa è la scarpetta che Nicolò ha regalato a Di Franco. Ha regalato l'occhio. No, regalato no. Pagato a rate. Pagato a rate. Pensavo regalato. Regalato era nella testa di Di Franco. Comunque io, Nicolò, non girate così, camera. Io poi se Di Franco ce l'avessi ritornato a regalare. Oh. Allora, allora questo è un bel gruppo, noi con molti di voi ci conosciamo già da tanto tempo. Ma me lo spieghi, come cazzo è possibile che questa squadra si ritrova ancora a soffrire? Perché c'è una domanda a Nasca che sta facendo, lo mettete ora. Guarda che c'è sto patrichino, un gruppo come Rappa, Di Micheli, Palmiteri, cioè, Di Franco, Cricchio, come fa? Come ne sai bambino? Manco la memory card ne sai. Manco la memory card. Cioè andò uscire la PlayStation 1 con la memory card. Cioè, è un miracolo. Hai nominato sei ragazzi. Da dire da playoff a salire, sì, se playoff una vuota, non mangiamo nulla. Ma vuota, come che ora gioca? Come che ora gioca e prima non giocava? Ha ricevuto fiducia. È al contrario, prima non giocava, ora con Cricchio mio e Pucci come qua. E a Di Franco non posso pensare. Pensa a te, Allora vogliamo dedicare qua con i ragazzi un pensiero. Che cosa? C'è un pensiero che vogliamo dedicare. No, siccome Nero mi criticava inizio anno, ero un pochettino affaticato. Beh, può darsi la professione che ho fatto alla Parma, ma magari con il mister pensa bene, sta sbagliato. Un professionista come preparazione. Non lo so, non è competenza mia, io faccio il calciatore, ho fatto fatica a smaltire nelle prime 7 partite, 8-9 partite. Cioè, un giocavo! Antonio Di Franco veniva... Aspetta, allora ti ricordi il primo giorno di presentazione che mi fa? Inga, ma sei pronto per fare 84 km? Dice, cazzo, pomodoro! Comunque pensiamo che il calcio è un'altra cosa. Ecco, il calcio è un'altra cosa, soprattutto è divertimento. Soprattutto in questo periodo bisogna divertirci. Per ottenere risultati migliori. Quando sei troppo pressato, poi non riesce niente. Cioè, meno corsa, più pallone. Speciale edicola, Nasca intervista Cricchio. Io non ho capito perché ogni domenica noi abbiamo problemi sempre per questo ragazzo. Cioè, aspettano tutti a lui e picchiamo personate tutti. Cioè, Picchioli niente è voluto con Rappa, con Girasa, ma niente le schiene. Cioè, Cricchio, sempre colpa di Cricchio. Cricchio, allora, come mai è colpa tua? Cioè, che cosa fai in campo per volerti far uccidere tutti gli avversari? Stoppo così simpatico agli avversari. Non so. Le entrate, il gioco influenza, non si capisce, o la chiacchiera, non lo so, non si capisce. Sono poco simpatico. Ragazzi, andiamo. Ci aspettano per Cricchio. Ci aspettano. È un momento sacro. Le casacche è un momento perché si capisce che gioca domenica. Vediamo. Il cronometro. Allora, può stare tranquillo. Se vuoi ti appieghi chi deve giocare, può stare fisco. Abbiamo il chicone, lo facciamo pallone. Fagli dare la casacca. Amore, Piero, sembra che lo stai uccidendo. Ieri ho promesso di farti ridere. No, ho promesso a 5.000 persone a chi posso ridere io. Mi sta facendo umore nel frattempo, dico più che ridere sta. Cioè,
rischia l'embolia polmonare. Entusiasmo. Molto entusiasmo. Fantastico, ragazzi, non sembra, ma... Ora facciamo un'intervista seria, dai, facciamoci di fare il suo lavoro e da... Non lo so, di vista ora. Io devo dire, no, ma quest'anno è stato in vacanza. Aveva impegno. Aveva impegno. Quest'anno. Non è venuto, era del primo comodo. Una domanda seria. Dimmi, dimmi. Ma questi, tutti sti gol che state prendendo? Bella domanda, bella domanda. Dico, come mai tutti questi gol? Alla fine dico... non abbiamo preso, è importante. E questa è una notizia. È importante. È una notizia. Ma come mai, a parte scherzare, diciamo che ultimamente qualche errorino l'abbiamo commesso. Però sai com'è? Se sbagli una volta, un po' di fortuna mai. Se sbagli, subito gol. Giustamente. Non ci ha aiutato questo, però. Però comunque dai, l'importante è che li facciamo pure, eh? Questo sicuro, dai, l'importante è farne sempre uno più degli altri, poi la batteria degli avanti è quella, diciamo, che è fondamentale. Però come vedi, diciamo, mister Kiko oggi già sta preparando un bel lavoro per i difensori, per Marco Rossi. Infatti sta cercando di trovare pure i difensori per fare il lavoro. Comunque vedi a pezzare paletti, anche allora, se siamo qualcuno in più. E allora lui sappiamo che è un nostro, ci segue, certo, assiduamente, già l'ha dichiarato, dichiarato pubblicamente ogni martedì è con noi, quindi dobbiamo trattarlo bene, quindi state anche che le dico la porta bene. Speriamo. Almeno per quest'anno due gol non le prendi, altre due partite di fai almeno due punti sono fatte, è giusto, altri due punti sono quelli che servono, e sono quelli importantissimi per salvare. Ma magari quattro. Ecco, ma parliamo appunto di domenica velocemente. Cosa temi di più alla partita di domenica? Noi. Ah, minchia, no. Mi sei piaciuto, mi sei piaciuto. Devo dire che questa sarà la migliore risposta per un'intervista dell'edicola. Devo dire, complimenti. Non è neve. Non sta nevicando, però c'è un'atmosfera, diciamo, quantomeno sì, natalizia. Però Salvo, un altro campo. Vabbè che il nostro sponsor del ride, perché giustamente la The Green Sport Service fa campi, però vedere ancora campi così vanno. No, infatti tipo l'ultimo barlume di erba risale a 3 anni fa, quando ci ho lasciato io un legamento collaterale, quindi l'ultimo regalo l'hanno fatto a me. Amici di San Giovanni, facciamo la squadra, che avete la squadra buona, però facciamo pure un campo. Dai. Vabbè, ti faccio una domanda che devi rispondere per forza, dai. Ci siamo, colpa due cose. Allora, finalmente qualcosa di bello, perché il campo è brutto, i nostri amici sono brutti. I titoli sono brutti, almeno una bella signora, allora, dico, che allieta il nostro pomeriggio grigio a San Giovanni. Una domanda devo fare, come mai non è andata dal parrucchiere? Perché non sono andati. Non voleva farsi intervistare, dice non sono andato dal parrucchiere, ma anche con questo brutto calcio. Una cosa bellissima così, là, ma dai. È giusto. Allora, i volti femminili nel calcio non sono. Esattamente. Dai. Allora, sono pochi i volti femminili nel nostro calcio, però quei pochi che ci sono si fanno rispettare, diciamo, è una persona anche competente come lei, perché possiamo parlare anche di competenza, finalmente. Bello, Quindi, no. Io, in competenza, possiamo dirlo competenza, senza fare domande sul campionato. Sinceramente a me più che... a me piace stare in mezzo ai giochi. Ok, allora facciamo, come nasce l'amore nei confronti di questo... Me lo vado. Come nasce l'amore nei confronti di questo sport che adesso, ancora adesso, tipo, è prettamente maschile. Questa dimensione calcio che è popolata da uomini. Perché mi piace stare in mezzo ai giochi e mi piacciono le sfide. Quindi il primo anno quando io... sono entrata a far parte della dirigenza, la situazione non era tra le più floride, quindi ho deciso di farci parte proprio perché mi piacciono le sfide. È una cosa molto importante, ma questo amore va crescendo anche dopo questa stagione difficile, perché questa è stata una stagione difficile, anche se la squadra sulla carta è una delle più forti. L'amore è più forte, quindi si è rafforzato il suo amore o si affievolisce? Assolutamente, quando si ama veramente qualche cosa, anche nei momenti più difficili comunque si va sempre avanti. Il momento più bello di questa, spero che è una stagione fatta di momenti belli e di momenti brutti, ancora tipo aspettiamo la lieta notizia
notizie, diciamo, della salvezza, diciamo, acclarata, e quindi speriamo che queste due partite, i ragazzi hanno promesso massimo impegno, quindi già lo anticipo. Io ci credo. Ma il momento più bello fino adesso, comunque la partita che, insomma, che le ha fatto capire che comunque la stagione si poteva aggiustare, qual è stata? La vittoria con il Kamarat. La vittoria come il Kamarat, quindi... Come la vittoria nel derby non c'è niente. Appunto. È una vittoria difficile. Ma anche quella, ma anche perché poi è una vittoria storica. Esattamente, quindi 6-2. Record di gol in un derby, quindi onestamente c'è veramente qualcosa. Quando hai vinto mettermi, ma è stato come sparare alla Croce Rossa. Piero Gatto è cattivo. Perché quest'anno avete avuto... i ragazzi, comunque anche i ragazzi del Camera hanno giocato, anche perché anche loro sentivano comunque il derby, hanno fatto di tutto, però voglio dire, alla fine la nostra superiorità è venuta a sparare. E poi comunque il derby più bello del mondo, perché è il derby proprio, è la saletta contro il salotto, cioè ci sono in famiglia fratelli che sono uno del Camera, tu lo sai. E infatti è una cosa meravigliosa. Invece, ecco, la partita che vedo l'ha fatta arrabbiare di più, qual è stata? Con il Monreale. Perché l'unico punto che ha il Monreale gliel'abbiamo regalato noi. Signora, ci avete rovinato il progetto zero, che noi ogni volta da inizio campionato diciamo progetto zero Monreale, invece adesso siamo stati costretti a chiamarlo progetto 1, anzi progetto 102, perché noi ormai siamo preso 102 dei buoni. Troppo gentili veramente a San Giovanni, e noi ringraziamo veramente uno dei volti più belli e competenti del nostro calcio. Lui è bellissimo. E aspetta, me lo deve dire pure a me. Oh, e io? Lui, sono, sì, ho pure. Dai. Piero Gatto, diciamo che se la porta a me. Ma non mi interessa, l'importante è che siamo amici e ci stiamo veramente divertendo, però non abbiamo ancora mangiato. Stiamo parlando dello sputo. Lo sputo è una tecnica, è una, cioè, tecnica. C'è una filosofia, non è che è una cosa. Perché qui a San Giovanni non è che tutti sputano. No, ci no, va, no. Bisogna fare un corso di cui lui è Egidio è maestro. Zitto. Allora, quando sono arrivato, oh, Piero Gatto, Piero Gatto si è fatto lo shampoo dopo un mese, ha avuto la permanenza. Dai, Egidio è uno di quelli, che non sputa. Che cosa diciamo a quelli che sputano? Dato che tu non sputi? Che non bisogna sputare. Bravo. Non bisogna sputare. Perché c'è la ricerca del DNA. E poi arriva CSI e vi prende. Ora un attimino, serio. Noi diciamo sempre, se noi veramente vogliamo bene questo pubblico eccezionale, diciamo sempre, no, non diciamo parola. Io dico sempre, non diciamo parola. No, questo non lo posso. Guardiamo. Dire. Mi posso prendere un impegno per lo sputo, ma per le parolacce. Allora ragazzi, è complessa la cosa, allora, con le parolacce. Allora, ragazzi. C'è tutta una coreografia, la cosa. Allora, ragazzi. Le parolacce no. Allora, facciamo. Allora, leviamoci lo sputo, sì. Leviamolo. Allora, leviamo lo sputo. Una cosa per volta. Oh, adesso non è che. Sì, un passo alla volta, tipo, ci riusciamo. Ma queste parolacce che sono sempre così colorite, diciamo, e articolate, ma come nascono? Ma come sono le parolacce? È un paese fantasioso. Ma c'è l'affetto per le mamme. No, c'è un po' di tutto. C'è l'anatomia dei giocatori. Esatto. Chi delle sette case fu bellissimo. Per esempio, chi delle sette case. Sette case. Ciao, sette. Un nostro casaparentese ha riso lui a questa battuta, c'è perché giocava. Ma l'ha capita? L'ha capita benissimo. No. Perché c'era in uno scontro con un altro giocatore di San Giovanni, un nostro tifoso ha suggerito di darci un pugno con la dizza. Anche perché se pensa la corsa, diciamo, sembra un po' agghimmata, perché? Come si dice in gergo, diciamo, la postura scorretta, ovviamente. Per la postura, non per altro. Ma era un modo per aiutare il ragazzo, diciamo, non è che non si riescano a capire certe cose. Comunque, allora, ragazzi, perché tanto ci seguono tutto il campionato, quindi allora, quando venite qua, promesso, sputazzate. No, mai eventualmente andate da lui. Grazie. Belle parole. Il prossimo campionato. Con il presidente. Che l'abbiamo fatto! Che l'abbiamo. Riusciamo adesso a parlare di un argomento scottante che ha sobillato tutto il web quando noi l'abbiamo tirato fuori. Che abbiamo millantato, perché è arrivata voce di una proposta dall'alta controparte indecente, del derby, una proposta indecente come fosse Sharon Stone, da parte di quel colui che sa tutto. Lui sa. Ciao Renato. Ciao. Dico, si parlava di fusione, diciamo, diamo. Ma no, però scusa, no, non mi dovete, perché io dico, ho sempre detto, se vi dico, se ci seguite, uscite via, danno fuso, vi ricordate? Quindi, cioè, no, quindi, fuso è qua, no? Quindi chi meglio di te può spiegare ciò che è successo? Oh. Vai,
secondo me le circostanze per chiedere questa fusione si sono proposte, quindi calcola che noi siamo un po' impelagati là sotto, loro peggio di noi, quindi dico tra i due mali cerchiamo quello minore per fare un'accorpata, comunque vadano le cose. Questa parola fusione, non che a me non piaccia o non piaccia ad altri, io penso che non è il momento di parlarne, questo momento l'unica parola è arrivare prima possibile alla fine di questo campionato. Amici di Cammarata, fusione non se ne fa, ma non ce n'è, non ce n'è, fusione non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. Allora. Egidio, vuoi dire qualche cosa riguardo alla fusione? Egidio che porto spute. No. Vuoi dire una dichiarazione, una parola breve? Cosa ne pensi? No fusione. Effettivamente sei tu che protesta per Alma Viva in OTAV. Allora, Presidente. San Giovanni è stata la nostra più grande amorosa delusione sportiva di questo campionato. Noi siamo lagati effettivamente con molti ragazzi che giocano per te, perché ci conosciamo proprio da una vita, gente con cui io sono cresciuto proprio per strada. E onestamente vedo tutta questa qualità umana e calcistica che è andato in questo patrimonio dissipando queste qualità con una classifica indecente per i vostri meriti, ci ha fatto incazzare, quindi immaginiamo te. Vabbè, qualche soddisfazione però alla fine ce la siamo presa, una ventina di gol in quattro partite che li abbiamo fatti. Giusto. E abbiamo fatto vedere che i nostri giocatori qualitativamente hanno nulla da invidiare a quelli che sono là davanti, però si sa, il calcio è questo. A volte le vicissitudini, gli errori iniziali ti portano a questa conclusione del campionato. Noi siamo ben sperosi comunque. Io quello che ti voglio chiedere, diciamo, cos'è che non rifaresti in questo campionato? C'è qualcosa che non rifaresti e non ripeteresti, che magari tu pensi di avere sbagliato, magari, perché sai, il pesce c'è sempre, diciamo, nelle situazioni il presidente. Io penso che l'errore principale è sempre del presidente, di chi guida la barca, quindi tu sai che il pesce quando lo puzza va dalla testa, quindi la domanda è proprio questa: cos'è che non rifaresti? Penso che non rifarei sicuramente l'errore iniziale, cioè aver costruito una squadra e aver creduto di aver quasi vinto il campionato, o quantomeno essere pronto per arrivare tra le prime quattro. Questa convinzione mi ha portato a questo punto del campionato. Allora, la cosa che fa benissimo il presidente invece è, mi hanno detto che sei una fittatina con fegato, con i fegatini. Perché ho detto, a me fa piacere che me ne parlano bene. Me ne parlano bene perché il presidente è il titolare della famosa campagnola. Ragazzi, rinomata. Per squisite pietanze che allietano i pasti pre-gara, dopo gara, cena, pra, tutto quello che vuole. Ma la cosa, ma la cosa, visto, momento marchettone, per questo è tipo, c'è sponsor tutto ma la cosa, però a parte lasciamo stare il discorso, ma la cosa importante è che veramente si paga, per quello che si mangia si paga veramente poco. Guarda, io ho mangiato pagando, perché invece potevo mangiare si paga, invece ho pagato. Hai visto oggi, quando vai con me ogni volta rimaniamo digiuni. Siamo digiuni, comunque facciamo vedere. E mi hanno detto questa, che cos'è? Dai, diciamolo. La specialità, la specialità lo devi dire. Io penso che le specialità qua in montagna sono, oltre alla gentilezza, alla cortesia, all'amicizia che trovate, la cucina è buona, i prodotti sono buoni, la ricotta è fresca, l'agnello è... È vivo, cioè sul tavolo cammina, capito? Tanto è vero che i ragazzi di qua non se ne vogliono andare, vedi il rappa, dimmi, ce lo vogliono rimanere fino a fine campionato, cercano l'impiego per l'estate. Cioè, fra poco vedremo Di Micheli e Rappa che servono i tavoli della campagnola, sarebbe proprio il massimo. Comunque, c'è la cosa che noi veramente ci vediamo della nostra edicola, che questo San Giovanni rimanga con noi e il prossimo anno organizziamoci bene e pensiamoci bene in tempo, non a settembre, ogni volta a settembre facciamo in squadra, quindi pensiamoci bene, programmiamoci presidente. E non facciamo di ci proviamo. Ma almeno fare tesoro degli errori che si sono fatti. Ci proviamo. Sennò significa essere stupidi. E questo non, sì, no, e questo no, non fa parte non di fa voi, parte del siamo conosciuti. Che ben comincia a metà dell'opera. E infatti. Danilo, allora, ci siamo incontrati, anzi ti ho incontrato con la mia metà. Ciao amore a casa. No, con la mia metà, l'hai visto? L'ha detto, l'ha detto. No, ma è lui la sua metà. No, io sono la tua metà, tu sei il mio quadro. Esatto.
e si incontra con Danilo davanti, diciamo, alla nostra postazione di ufficio in papà. Papà dell'edicola Giovanni Errante, Giovanni Errante, il nostro papà, che giustamente una bravissima persona, Giovanni, eccezionale, straordinario. Infatti le persone ormai vanno a comprare le penne, non gli seguono, vanno a cattare la penna del Giovanni, sperando di trovarsi pure là, perché la cosa bella è questa. Allora Danilo, facciamo una cosa, un resoconto brevissimo di quello che... Sai come mi ha ricevuto te? Faceva cioè così. Così, non ci sentivo io. Perché qui, non sono allora, qui non sono abituato a fare tanti gol quest'anno. Quando hanno fatto un gol, tutti dicono, ma come è che erano tutti così? E l'abbiamo detto nella mano. Ma infatti, anche perché ho visto Palmiteri, che dopo la doppietta nel derby, che a me sembrava che volesse far odorare a tutti il deodorante, perché l'ha messo così, diciamo, sembrava che avesse comprato Badedas da poco. Io non capivo perché a questo punto, invece è così. San Giovanni si fa sentire. Allora, la voce di San Giovanni in questo momento che cosa ci dice? Allora, un resoconto veloce di questo campionato dall'inizio alla fine, due parole. Senti, è stato un campionato travagliato sicuramente. La prima parte, diciamo, quasi disastroso, 9 partite e 9 punti, diciamo che peggio di così era difficile immaginare. Farsi bene i conti. Sì, quando abbiamo distribuito per tutto il campionato. È scritto. E poi però fortunatamente siamo un po' ripresi e ora siamo in piena zona per salvaggio. Ma certamente però, al di là del campionato di quest'anno, visto quello che avete detto voi nell'ultima trasmissione, fusione qui non ne vuole nessuno. L'abbiamo già detto. Onde evitare fusione. Solo fusi qua. Fusione c'è. Per il resto poi è un campionato certamente difficilissimo, come ha detto il nostro mister, sono squadre come il Pacheco, come l'Alcamon che probabilmente dovrebbero lottare più per la zona playoff che per la zona diciamo che ci siamo ritrovati a lottare con signore squadre che hanno forse mezzi superiori a quelle che oggi lottano per... Non sono d'accordo perché il San Giovanni era una squadra che doveva lottare per candidato a vincere il campionato, per quello che era l'organico e che è l'organico di questa squadra. Ora parliamo seriamente che ogni tanto ci vuole. Sì, ma infatti quindi, ho detto che il nostro inizio del campionato è stato disastroso. Sì, ma poi nel calcio, voi lo sapete meglio di me, perché avete fatto calcio più di me. E allora ancora non oggi, sempre ancora tutto quello oggi, che è programmato riesce. Ancora oggi il San Giovanni è una delle migliori squadre a livello qualitativo sì, del campionato, perché questo è un campionato, lo diciamo sempre, molto mediocre. Mi dispiace dirlo, ma anche la squadra che l'ha vinto non ha espresso un grande calcio. Questo amici di Marsala, non è vero, non è dirlo. Avete fatto un grande calcio, però io lo dico perché dico. Ma qua hanno fatto una grande partita, ero presente, quindi ha fatto una partita di 10 minuti. No, secondo me. No, voglio dire, rispetto a altri anni quando ho vinto l'Agra, ragazzi. Ma che fa? Vogliamo litigare un po'. Diciamo che il Marsala non ha espresso un grandissimo calcio. Ha vinto la squadra, ha vinto sicuramente la squadra più organizzata. Io devo dire che all'inizio del campionato due squadre erano superiori alle altre in termini anche numerici di organico. Il Marsala il Parmonbal poi ha deciso a dicembre di diminuire l'organico e diminuire anche le spese, e quindi rivedere i progetti. Ti voglio fare una domanda da simpatizzare, perché ci siamo simpatizzati subito. Si sono simpatizzati, questo non l'ha ancora Pirogatto, neologismo di Pirogatto, momento l'italiano, letteratura italiana Pirogatto. Tanto poi tagliamo. Si sono simpatizzati, questa rimane, ne puoi tagliarmi la gola, ma che non, allora, comunque, andiamo, continua. Tanto poi tagliamo. Mai taglia. Stavo dicendo. Io stavo dicendo, siccome siamo simpatizzanti. Allora, dico una cosa, lui è stato l'ex presidente, così per chi non lo sa. Ma dico, in Serie D non siamo pronti per fare una Serie D, quindi diciamo che il Marsala, almeno mi auguro da siciliano, che vada su una squadra come il Marsala, che è attrezzata anche. Che è attrezzata come struttura, credo che la squadra dovrebbero rinforzare tutta. Come struttura, ecco, un argomento interessante che è quello proprio della struttura. Questo è un campo, che è uno stadio, è uno stadio, perché oltre ad essere un campo è uno stadio, a prescindere che quando è pieno di pubblico è una cosa meravigliosa, quindi visto nei derby è un'emozione indescrivibile. Questo è un campo che avrebbe bisogno di un supporto sintetico. Quando dobbiamo farlo sto campo, ragazzi, c'è quasi... Tegin Sport Service, quello che ci permette di venire qua, quindi. Fare l'amministrazione. La nostra speranza è che nel futuro si possa fare
un impianto in erba sintetica, perché certamente lo merita l'organizzazione del Gemini, i tifosi del Gemini. È un campo che ha un grande valore, che è quello di essere al centro del paese, per cui bellissimo, facilmente raggiungibile, bellissimo. Quindi a differenza di molti stati che sono lontani, bisogna arrivarci con la macchina, questo è il cuore del paese. Tra l'altro ha la bellezza pure di avere gli spogliatoi qua sotto, diciamo, ben servito. A tiro di spugna. Esattamente, vai, aspettato, faccio studiare per questo. E studia è tutto. Abbiamo fatto già progettato per questo. L'architetto dice allora, lo spero. Il problema è, e dobbiamo dirlo, la nostra squadra è anche fatta di giocatori tecnici che certamente in questo stadio hanno sofferto, che c'è gente che sa giocare al pallone, però in questo stadio poi le differenze tecniche si annullano. Ma infatti io con Totò Rappa parlavo proprio poco fa della difficoltà del primo controllo, perché la palla, il primo controllo è la parte fondamentale del calcio, quello con cui tu già tipo, ti prepari l'azione successiva. Quindi il primo controllo è quello che ti permette di fare la giocata di prima, il primo controllo ti permette di pensare già prima a quello che devi fare. Qua la palla salta. È innegabile che è un problema, tutto il giocatore di tecnico. Cricchio, cricchio quello legna, bene, quindi non è che cricchio proprio non c'è. Ma le problematiche, diciamo, per migliorare questa struttura, da dove derivano? Perché noi siamo qua anche per indagare sotto queste cose. Potremmo girarci molto attorno, mancano i soldi. Lo so. In estrema sintesi non ci sono i soldi per fare una l'importante, l'importante comunque è che. L'importante è che ho appena finito di prendere quel disgraziato, vieni più vicino. E allora, no, perché noi non paghiamo il cameraman. Non paghiamo il cameraman. L'importante è che ci sia. L'importante è che ci sia comunque anche la volontà di, anche in un prossimo futuro di funzionare. Sicuramente questa è una delle cose che ci eravamo presi l'impegno di poterlo sistemare, anche se devo dire sinceramente, parlando male di questo stadio ci ha consentito di giocare tutte le partite senza nessun rinvio. Questo è l'unico punto di soddisfazione, perché fortunatamente il drenaggio ha funzionato e quindi abbiamo potuto giocare, sebbene in condizioni non ottimali, in una situazione comunque, come dice lui, non ottimale per chi sa giocare a calcio. Esattamente. Chi gioca a calcio, però se gioca. Alla fine di un allenamento bagnato, che però potrebbe essere un allenamento fortunato in vista delle ultime due partite. Si sta toccando! Facciamo vedere le mani che non si fa. Mister Chico è iper influenzato. Ma però... Stamattina l'abbiamo incontrato, io non lo sapevo. Sta male, però è qua. Lo chiamano Felicità. Mi ha promesso che riderà come te. E allora eccolo. E già, e va. Allora, sapere, in questo paese il sole quando a farci. E questo è da chiedere, diciamo, agli indigeni del luogo, perché in Finlandia, siamo in Finlandia. Io ogni volta vado a giocare qua, c'è stato sempre burrasca e disastro. Allora, andiamo alle domande serie, alle domande tecniche, e parliamo veramente un po' di calcio, tra un colpo di tosse e l'altro. Questa squadra in queste ultime due partite, se capiamo il cameraman di avvicinarsi. Prego, fai una zoomata. Cosa deve fare? E soprattutto la domanda più importante, il vero pericolo di questa squadra è se stessa? Siamo noi, lo sappiamo benissimo, e se siamo consapevoli dei nostri mezzi ce la possiamo giocare con tutto. Purtroppo questa squadra, i limiti sono stati questi, che appena ci siamo specchiati e ci siamo fatti belli abbiamo preso bastonate, però penso che il valore della squadra stanno dimostrando anche l'attaccamento a questa maglia, perché lavorare come stiamo lavorando noi da due mesi a questa parte, sempre con difficoltà di campo, sotto l'acqua, la strada, il pericolo della strada, è un gruppo che merita tante soddisfazioni. Mister, tu sei uno degli allenatori più preparati, acclamati, ma non detto soltanto da noi, ma da tutti gli esperti di questo calcio. E sei soprattutto un allenatore che programma le squadre, le costruisce e che lavora molto, moltissimo. Qual è stata la difficoltà più grande nel subentrare, avendo tutte queste difficoltà? Perché ricordiamo che comunque tu sei subentrato al campionato in corso e hai trovato, diciamo, già un bel patatrack fatto. Qual è stato il momento più difficile per rimettersi in sesto e giocarsi la salvezza? Ma purtroppo il lavoro non mi spaventa. Quello che ho trovato preferisco tenerlo per me, perché effettivamente non c'era né testa né corpo. Un gruppo valido, però scollato sotto tutti i punti di vista. Quindi quando si parte e a chiacchiere si proclama progetti e situazioni, nel calcio sei, ma se non fai fatti prima
ed è che fai fatti, hai difficoltà a lavorare l'anno successivo. Figuriamoci fare solo chiacchiere. Trovato un gruppo scollato, ma di grande qualità. C'era solo da rimetterlo in gareggiata, alzare l'autostima, perché sono arrivato dopo il pareggio con Monreale in casa, quindi questo la dice lunga sul percorso che abbiamo fatto in questi 4 mesi. È una squadra che senza l'assillo della classifica, secondo il mio modesto parere, poteva giocarsela con tutte le squadre, ma potevi perdere, potevi vincere, però ci sono dei valori tecnici che non si discutono, però è anche vero che gli equilibri di squadra devono esistere per fare delle grandi squadre. In questo momento l'abbiamo trovato e mi auguro che nelle ultime 2 settimane possiamo dare il massimo per festeggiare questa permanenza. Io onestamente sono molto critico con chi vi ha fatto delle critiche, soprattutto alcuni ragazzi amici miei che giocano in difesa, perché le critiche sono rivolte specialmente alla difesa. Stranamente, perché tu sei sempre stato allenatore e hai avuto sempre le migliori difese durante tutti i campionati, vedisi anche l'anno scorso. Io parlo sempre insieme a mister Piero Gatto, sono uno dei miei maestri sotto questo punto di vista, di fase difensiva. Perché questa fase difensiva è così criticata di questa squadra? Cioè è incredibile, anche perché gli elementi non penso siano di secondo ordine. Il problema della fase difensiva è la coperta corta, tira da una parte e si accorcia dall'altra. È anche vero che chi detta i tempi per tenere e non soffrire sono qua davanti gli attaccanti, quindi poco propensi al sacrificio tattico, quindi poi diventa tutta una conseguenza. Ma come mai quelli davanti gioca uno e non gioca l'altro? Il problema è proprio questo, che sì, a 9 butta la palla là davanti, ma se non fai gol. Poi il problema è quando ce l'hanno gli altri la fa, dobbiamo anche rincorrere l'avversario. Queste sono state le grosse difficoltà con cui ha centrato pienamente l'obiettivo. Non è il fatto della difesa che subisce gol, diventa tutta una conseguenza dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. A questi tifosi che ci seguono e che comunque già sono in grande numero anche qui ad assistere a questa intervista, diciamo le ultime 2 partite, ti chiediamo di fare una promessa a questi tifosi che comunque se ti seguono e ti stimano in maniera incondizionata. C'è la promessa, c'è solo da dire che dobbiamo dare il massimo come stiamo facendo, di autoregalarci questa tranquilla salvezza, perché tutto l'ambiente se lo merita. Nicola, noi ti conosciamo perché ti vediamo sempre lì. È lui. Allora ragazzi, irriducibile. Allora guardatelo tutta la Sicilia quando sentite è lui. E allora questo amore, dai. C'è una squadra in Serie A che ti può fare superare l'amore per il San Giovanni? No, hai visto. Allora, tifosi del Palermo, avete visto cosa si fa? Prima viene San Giovanni e poi viene Inter, Milan, Negoro. No, c'è solo San Giovanni per me. Solo San Giovanni, allora. Allora, io dico, la domanda che ti voglio fare, Nicola, allora, da tifoso, cioè, vedere una squadra così, cioè, con questa classifica, dico, ti fa incazzare, no? Mi fa incazzare soprattutto vedere giocatori che nella prima parte del campionato erano troppo disuniti tra loro e non riuscivano a trovare, ad avere la giusta, a capire che essere uniti è meglio che essere disuniti in una situazione che si era creata, in quella situazione che si era creata. C'è stato un momento durante il campionato che proprio la tifoseria era schierata contro la squadra. Io mi ricordo che si veniva sotto la curva a discutere addirittura dopo partita di quello, cosa era andato, cosa non era andato. Ma che vi dicevate? Che cosa ci dicevamo? Niente di particolare, perché la sostanza è sempre quella: quando il giocatore non suda la maglia per l'ultras è un'offesa, perché noi tifiamo per il paese e quindi quando la maglia non viene onorata ci fa male. Avete visto? In eccellenza, non ci sono categorie. E in prima categoria con eccellenza c'è soltanto una bandiera, che è una grande passione, e quindi quando anche nelle io dico agli arbitri, alla federazione, che se vi sembra che qua si giochi, no, questo calcio è una passione, anche se lo giochi in terza categoria, perché ci sono ragazzi come lui che amano questa maglia.
e la seguirebbero anche fino in capo al mondo. Quindi quando vengono gli arbitri e magari giudicano una partita di promozione, una partita di eccellenza, no, è una partita ogni domenica, una partita della vita, perché questi ragazzi veramente vivono la settimana per questi colori. Certo. Il coro più bello, qual è il coro che ti piace di più fare nei confronti dei giocatori? Il coro più bello è quello che si canta più forte di tutti, non esiste un coro più bello. Il coro più bello è quello che quando non ti riesci a fermare devi solo cantare, perché devi ammammottare la palla da dentro. Un tifo che giustamente travalica anche l'età, il genere e i sessi. A questo punto qui abbiamo una bella ragazza e un altro bel bambino qua. Allora ragazzi, ma questo amore per il San Giovanni come nasce? Come nasce? Perché nasce? Perché siete tifosi di questa squadra? Ma per i bei ragazzi sicuramente, no? Perché intanto è del nostro paese, quindi è normale che... tutto è partito da quando siamo andati a fare... la finale per salire in eccellenza, e da lì abbiamo coinvolto anche tutta la mia famiglia, mia madre, cioè, la mia famiglia è sempre stata, diciamo, in questo ambito, anche mio padre, mio fratello, e poi abbiamo coinvolto anche mia madre, quindi da lì è partito tutto. Ogni domenica partiamo anche in trasferta tutti assieme. È anche un modo di stare uniti in famiglia insieme. Ma la cosa più bella, cosa è quello che ti piace di più di una partita di calcio? Perché di solito, sai, le ragazze si scocciano un po' a guardare partite di calcio. Tipo, io ho difficoltà a fare vedere la mia una partita, per esempio. Dico, cos'è invece che a te piace? Bisogna avere passione per il calcio. Io da sempre a me è piaciuto, anche a mia madre, quindi da lì parte tutto. Beh, è tutto... Un insieme. Allora, ecco il piccolo invece. Dai, dicci quattro cose. Intanto tu giochi a pallone, giochi a calcio? Gioco. Che ruolo giochi tu? Difensore. Okay. Allora ci vorrebbe per la prima squadra, visto che la difesa per ora non va. E quindi stanno allevando giovani difensori. Ma qual è il tuo modello di riferimento? Chi è che ti piace come difensore, diciamo, del San Giovanni? Uno a caso, dinne uno a caso, dai. Nessuno, perché fanno schifo tutti, no? Armeni, ok. Allevando questi giovani tifosi, questi giovani calciatori e promesse da San Giovanni, è tutto adesso per la chiusura insieme a Mister Piero Gatti. E allora, ecco qua, siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio attorno alla realtà di San Giovanni, meravigliosa, perché ma già conoscevamo e sapevamo a cosa andavamo incontro. Un posto bellissimo, pieno di passione, con delle persone fantastiche che si occupano di questa squadra e che ovviamente sono in questo momento provate e deluse, perché vogliono la salvezza per ricominciare a sognare l'anno prossimo. Mister, il tuo modesto parere, il consiglio più che altro per evitare di ripetere gli errori del passato? Ma intanto venire a trovare queste realtà, che noi quest'anno abbiamo iniziato assieme questo percorso, è una cosa veramente bella, perché vedi, cioè, vieni la domenica è un conto, vieni a trovare proprio le persone durante una giornata qualunque. E trovi veramente il colore, il calore di queste di questi tifosi, di questa gente, di queste persone veramente amano il calcio e amano il nostro calcio. Quindi niente, ma la cosa posso dire, e io mi auguro, lo diciamo sempre anche nelle trasmissioni nostre, io mi auguro veramente che il San Giovanni ce la faccia senza fare i play-out, perché comunque i play-out è sempre un terno all'otto, quindi io mi auguro veramente che non lo faccia. Dice, ma va a discapito di altre squadre, sì, però noi il San Giovanni da tempo lo abbiamo. È una forza storica di pubblico che veramente sarebbe un peccato dissipare e ricominciare veramente tutto da zero. Quindi questo io lo vorrei chiamare l'anno zero del San Giovanni, un anno dove si è cercato di fare qualcosa di troppo grande, in maniera troppo veloce, e che magari non si è andati incontro alle difficoltà di un progetto che ci stanno, voglio dire, nel suo divenire. Quindi diciamo, l'augurio è quello di tornare l'anno prossimo, sempre essere in eccellenza, e rimanerci in eccellenza soprattutto, più forti e più contenti di prima, perché sicuramente anche questa nostra venuta siamo resi conto che l'entusiasmo non si è mai spento, e che la squadra, soprattutto i tifosi, sono veramente coesi e uniti verso un unico obiettivo, che è quello della salvezza. Da Mister Piero Gatto e Salvo Sorci, meno perso un pezzo. Ciao ragazzi, ciao. Saluto da San Giovanni.
E lui ha le ricordi tutti i nostri.